un po' particolare, che era quella di unire sotto un'unica identità, un'unica ideologia l'Italia. Infatti sono collegati in varie parti d'Italia. Qua avevamo anche Marostia, ma Marostia ha fatto la cortesia di venire qua sopra in maniera tale da unificare il Veneto negli incontri. Questo è fondamentale. È un'idea un po' particolare perché abbiamo unito due tipologie di didattiche, che sono una a distanza, che è quella del webinar, e quindi noi facciamo una parte webinariale per quanto riguarda le relazioni, e invece un'altra parte che è quella della parte tutoriale che si fa in presenza. Quindi abbiamo unificato due tipologie didattiche diverse per l'aggiornamento, che consentono allo stesso tempo di avere un qualcosa di nuovo, un nuovo mix. E questo è fondamentale perché dobbiamo utilizzare le tecnologie, ma le dobbiamo utilizzare in maniera corretta. E questo è scontato, perché utilizzate in maniera non utile a noi possono solo fare dei danni, e questo lo vediamo con tutti gli esempi che ci sono: bullismo, cyberbullismo, che possono convogliare all'interno anche delle nostre relazioni e possono portare delle grosse difficoltà. Questo è di fondamentale importanza sottolinearlo. Ancora Catania non si è collegata. Per quanto riguarda invece le nostre parti, io direi comunque di iniziare, ora loro si collegheranno. Qua abbiamo corsisti che ringraziamo di essere venuti e persone che stanno assistendo per la prima volta a 2 ore di questo. Questo è il terzo e penultimo incontro. Il quarto incontro voleremo a Catania, quindi la prima volta è stato a Genova, la seconda volta siamo andati a Marostica con persone che sono venute da Milano. Questo è il terzo e penultimo incontro. Il quarto incontro voleremo a Catania, io, la professoressa Cornero, e poi saranno anche due degli altri relatori, sarà sui social. L'Italia viene unificata grazie alla UDI UCIM, che è Unione, e questo è fondamentale dirlo. È fondamentale dirlo perché all'interno della nostra Unione possiamo trovare l'Italia da tutti i punti di vista. E qua abbiamo il professor Timpanaro, mio mentore, che arriva direttamente, volato su per noi, direttamente da Catania, e di questo lo ringrazio. Sono due dei nostri graditissimi ospiti, eccezionali, vi assicuro che saranno eccezionali in tutto e per tutto. E Giacomo è il nostro consigliere nazionale emerito, invece Laura si occupa proprio della parte dei probiviri della nostra associazione, e quindi di quello che riguarda tutta la parte legata anche alla deontologia. Infatti io voglio ricordare che il codice di Camaldoli è stato steso con il nostro fondatore Gesualdo Nosengo. Allora, qua con noi abbiamo Don Renato Marangoni e il dottor De Bastiani, che inviterei, e la nostra presidente regionale Maria Chiara Bazzan, che inviterei qua per i nostri saluti. La presidente regionale Maria Chiara Bazzan. Scusate, io non ho staccato il cellulare. Prego. Io vi do il benvenuto, sono lieta che sia stata organizzata anche questa occasione qui a Feltre, quindi io arrivo da Castelfranco e quindi venire su stamattina è stato piacevole, ed è soprattutto piacevole trovare voi. Questo ringrazio Matteo che ha organizzato il corso, che ha avuto l'idea di unire, quindi non diamo merito a chi ha merito e auguro buon lavoro. Grazie. Inviterei ora il dottor De Bastiani a porre i suoi saluti. Sì, anch'io auguro una buona giornata di fruttuosa formazione a tutti i docenti che sono qui presenti. Ringrazio l'Unione soprattutto anche per questa estensione, questa partecipazione da più parti d'Italia. Io, come dirigente di un ufficio amministrativo, ho uno sguardo diverso rispetto a chi lavora tutti i giorni in classe ed è impegnato nella didattica. Però
però uno sguardo che permette anche di focalizzare alcuni problemi che riguardano soprattutto la funzione del docente, quello che è anche l'aspetto deontologico. Noi purtroppo dobbiamo curare anche a carico di alcuni docenti i procedimenti disciplinari, però quando inizia un procedimento disciplinare significa che qualcuno ha fallito, il sistema non ha funzionato bene. Quando emergono situazioni che comportano responsabilità disciplinari, significa che c'è stato un momento in cui qualcosa non ha funzionato, ma soprattutto nell'aspetto più generale del sistema di reclutamento anche del corpo docente. Ora il docente ha funzioni che vanno al di là di quelle che sono la tradizionale didattica e la trasmissione delle conoscenze. Si sono aggiunte mansioni diverse, però si sono sempre aggiunte, affastellate una dopo l'altra, senza però andare a ridiscutere quella che è la funzione sociale e la funzione professionale del docente. Quindi a volte un sistema ha aggiunto, le aspettative del territorio sono molto alte nei confronti degli insegnanti, e quindi la posizione dell'insegnante è una posizione che si è da un lato arricchita di mansioni e di nuove competenze, però dall'altro si è indebolita quella che è l'aspetto e la posizione sociale dell'insegnante, quindi si è trovato come un vaso di coccio tra più forze che spingono in maniera anche diversa tra di loro. Quindi è individuare una giusta collocazione e trovare una giusta relazione in quella che è la funzione del docente è un compito centrale del legislatore in primis, ma anche e soprattutto da parte della comunità professionale dei docenti, e anche questi momenti sono importanti per rendere consapevoli tutti quanti dei ruoli di ognuno all'interno della comunità educante. Quindi gli obiettivi del corso sono molto ambiziosi, importanti, sono rilevanti soprattutto in una prospettiva futura, soprattutto anche lo scenario che pone il docente di fronte alle nuove tecnologie. Il docente, oltre che preparato e che essere quindi molto avere tutti gli strumenti culturali e didattici necessari per poi trasmettere le conoscenze alle giovani generazioni, deve avere un approccio nuovo nei confronti delle tecnologie, tanto che in un termine anglosassone si dice che deve essere il primo utilizzatore delle tecnologie, quindi l'insegnante deve essere in prima linea nel cogliere le opportunità e anche come utilizzatore delle nuove tecnologie, web, social e strumentazioni digitali. E quindi è un ruolo totalmente nuovo, perché ormai le fonti di conoscenza, gli ambienti di apprendimento sono molteplici, non c'è più l'aula dove imparano i ragazzi, ma i ragazzi purtroppo imparano anche da fonti di conoscenza che sono illimitate, che però in quanto illimitate sono anche quindi fonti di pericolo per quello che è la sua crescita personale. Quindi nuove frontiere etico-morali del docente, e soprattutto bisogna partire da queste. Un'altra frontiera sono le caratteristiche proprio personologiche del docente. Non basta avere i master e avere un ottimo curriculum scolastico, bisogna avere delle caratteristiche personali che non vengono, diciamo, formate con i CFU che sono propedeutici per partecipare al concorso. Quindi bisogna partire da quella che è la coscienza personale e dagli aspetti più intimi proprio di quella che è l'aspirazione di uno che si affaccia, di un laureato che si affaccia a questa importante professione. Ed è su questo che enti di formazione e anche associazioni professionali devono discutere e devono soprattutto partire, i stimoli dal basso. Non possiamo pretendere che le riforme del sistema scolastico risolvano questo problema, ma gli stimoli devono partire dal basso, da voi corpo docente, da voi che siete tutti i giorni in classe, dai genitori che devono essere più preparati,
e dalla società, che deve anche avere un po' meno aspettative, perché a volte si addossano eccessive aspettative alla scuola, come sia uno dei, degli elementi di equilibrio sociale, invece bisogna dare una giusta connotazione. Quindi la materia è estremamente vasta, importante, stimolante, che richiede tanti di questi momenti, ma soprattutto richiede una forte consapevolizzazione dei ruoli di ciascuno, docente, famiglia, studente, società in senso lato. Ringrazio ancora di questa occasione importante e auguro che questo sia un momento veramente di un passaggio, una fase di crescita e per andare avanti, soprattutto per cogliere questa nuova posizione, questa nuova connotazione della funzione del docente che sta cambiando e che è in continua evoluzione. Grazie, una buona giornata a tutti. Bene, io inviterei Don Renato a, per i saluti, sempre molto... Non deve essere un problema. È come un microfono normale da questa parte. Sì, sì, così ho anche dall'altro. Intanto mi congratulo del sogno di unificare l'Italia. Ne abbiamo bisogno e comunque è un sogno che vale la pena. Penso soprattutto nella scuola di alimentare, insomma. E ringrazio anche per questa sottolineatura sulla figura del docente che sta cambiando. Insomma, ci si forma appunto perché la formazione è cambiamento. E quindi prendo atto di queste sottolineature. A me ha colpito un po' la sottolineatura invece del rapporto tra docenti e genitori. E penso, per quello che mi compete, anche considerando dal mio osservatorio, dall'osservatorio di una chiesa, questa di Belluno Feltre, ma della presenza della Chiesa nel contesto che viviamo nell'oggi, questo contesto abbastanza complesso che ci mette tutti in formazione. Mi pare che questo rapporto sottolinei molto che essenzialmente ogni formazione, la scuola dunque, favorisce la capacità relazionale e questa possibilità e questo ambito, questa particolarità di crescita nella capacità relazionale ci sta davvero mettendo tutti in una condizione di partenza, di ripartenza direi, e la capacità anche di con responsabilità di mettere in gioco quello che ognuno rappresenta per entrare in un rapporto nuovo con l'altro, e penso nella scuola intanto questa relazione fondamentale tra genitori e docenti, questo davvero è un punto e una dinamica molto delicati, insomma, molto delicati. Quindi così anch'io auguro che questo corso e che questo momento formativo abbia questo risvolto anche sociale, si diceva, per me anche ecclesiale, per quello che rappresentate anche voi come Unione, come UCIM, e questo mi pare sia il punto anche più delicato della condizione, della situazione che viviamo oggi. Rischiamo di perdere la capacità relazionale. Magari siamo lì a salvaguardare altri aspetti altrettanto determinanti, importanti, costitutivi, ma penso che il punto davvero, il nodo che diventa uno snodo, sia proprio lì. Quindi io vi auguro, anzi vorrei quasi dire l'impegno anche a favorire e a promuovere, a mettersi in gioco, perché con tutte le istanze, con tutta la soggettività di cui è fatta non solo anche il nostro mondo ecclesiale, ma anche la società, possiamo davvero metterci in gioco anche noi come Chiesa, attraverso anche l'ufficio di pastorale della scuola e dell'educazione, che a questo
è proprio orientato ed è una specifica del nostro essere presenti. Io invito anzi a considerare questa nostra disponibilità, chiedo a volte anche di suscitare un po' il nostro interesse, perché rischiamo come tutti di non accettare la sfida della formazione continua e permanente e dell'autoformazione e della formazione insomma interpersonale. Quindi grazie per quello che anche oltre il corso, ma per gli intenti che perseguite, grazie Lucim per quello che è, che rappresenta anche nel contesto, anzi soprattutto nel nostro contesto. Grazie a lei. Ma noi per questo abbiamo una sfida da lanciare a livello scolastico, diocesano e altro. Abbiamo pensato a qualcosa da fare, un piccolissimo aggiornamento anche legato sempre con le tecnologie anche in più parti d'Italia, però è una cosa nuova che abbiamo pensato in questi ultimi giorni con la nostra sezione, che ringrazio, e ringrazio anche tutti coloro che hanno lavorato, perché fare tutto questo c'è tanto lavoro dietro e tante prove tecniche, sempre qualcosa va storto, vedi Catania che ha perso il collegamento. E abbiamo pensato a un primo incontro prescolastico o anche i primi giorni di scuola, questo è da decidere se accettate questa sfida sia a livello di ufficio scolastico che a livello di diocesi. Abbiamo pensato di trattare in 4 ore distribuite in Italia con altri 20 immagini un po' diversa anche della scuola, di collaborazione profonda, pensando a un tema da sviluppare nell'arco di 4 orette così, veloci, veloci. E anche per augurare un buon inizio anno scolastico. Vediamo ora cosa mi propone. 4 ore veloci, veloci non sono, però potrebbe essere. E allora abbiamo pensato a un tema che abbiamo intitolato così, ovviamente è modificabile, però verso il diverso, tra virgolette, dialogare e collaborare per un'autentica inclusione nella comunità scolastica. Quindi vorremmo prendere tutti i punti di vista, portarli dentro, farli nostri e far sì di iniziare l'anno scolastico in una nuova ottica, è una sfida che vorremmo lanciare, vorremmo coinvolgere sia le scuole, quindi chi crede in questo, sia la diocesi, che invitiamo già da ora a partecipare, e poi vedere altre parti d'Italia che possono collaborare. Più sono, più dobbiamo modificare ovviamente la piattaforma e vedere un pochettino. Però vorremmo partire in anticipo, questa volta vogliamo giocare un po' di anticipo e fare all'inizio dell'anno un qualcosa del genere, se voi siete d'accordo, se accettate questo. Ovviamente abbiamo tanto tempo a disposizione, ancora è aprile, però l'inizio del nuovo anno scolastico è dietro l'angolo. Quindi vorremmo fare questo. Abbiamo qua anche la vicepresidente della scuola, che porterà i suoi saluti, penso, per quanto riguarda il corso, la professoressa Meneghin. Prego. Velocissimamente, così siamo. Chiedo scusa. Allora, ovviamente vi do il benvenuto. E il nostro preside è impegnato nel rapporto con i genitori, quindi direi che questo dice tutto. Il sabato è la giornata in cui i genitori sono più liberi dagli impegni di lavoro e quindi siamo qua, io, il collega e un genitore, a fare un po' le sue veci. Siete i ben arrivati. Buona giornata. Allora, prima di andar via, mi rimetto sempre in formazione anche io, no, prima di andar via. Allora io volevo consegnare ufficialmente un qualcosa di particolare e invitare ufficialmente a far parte della nostra sezione il dottor De Bastiani. E qua ci sarà la mia carissima amica Lucia, che consegnerà sia la tessera che dei piccoli omaggi, perché io credo che una persona che condivida i nostri stessi valori ucinini, che io credo che condivida pienamente, e soprattutto una persona di grande spessore come lei, perché già il fatto di essere collabora, si mette in opera per tutto e soprattutto anche da un punto di vista umano, non posso non far parte della nostra associazione, di una nostra famiglia, una famiglia nella realtà, però di cui ci pregiamo essere, è anche bella, devo sottolineare, è anche bella, abbiamo qua alcune rappresentanti. Ma soprattutto noi abbiamo bisogno di dirigenti che credono in una scuola vera, in una scuola pura, e questo
io l'ho ritrovato in lei già nelle poche volte che ci siamo incrociati e sono sicuro che ci onorerà della sua presenza. Già abbiamo un altro incontro il 16 sulla cittadinanza e costituzione del nuovo esame di Stato che svolgeremo sempre qua. E qua mi permetto di rubare le parole del mio mentore, perché la scuola deve essere, dobbiamo rendere la scuola volano della società. E quindi questo io ho rubato le parole al professor Timpanaro. E, Lucia, prego, se possiamo consegnare... parte della nostra famiglia e dentro c'è anche un qualcosa su. Io ora passerei all'inizio dei lavori dando la parola alla professoressa Cornero, che invito a venire, la posizione viene da là e quindi il passante allora, ti aiuto, faccio da valletto. Scusate. Scusate, ma con l'età devo assolutamente mettere gli occhiali perché altrimenti sto molto male. E diciamo che anche esperienza, quindi io vi ringrazio di cuore, ringrazio Matteo perché quando mi telefonò alcuni mesi fa proponendomi questa iniziativa mi è sembrata un'utopia. Ci abbiamo messo il cuore, tanta energia. E forse riusciamo così a sortire già adesso buoni risultati. Allora, io innanzitutto sono un'insegnante di latino e greco, sono una classicista e da più di 30 anni opero all'interno dell'UCIM in vari modi. E ultimamente mi occupo anche di deontologia, infatti sono già venuta in diverse occasioni, ho avuto la gioia di condividere questa mia esperienza di formazione, che è una esperienza che ci vede coinvolti sia come formatori ma soprattutto come ascoltatori e quindi per una nostra reale formazione in itinere. E qui da voi in diverse occasioni, quindi mi scuso se chi mi ha già ascoltato forse sentirà alcune osservazioni già note, ma è un mio modo un po' di procedere. Io mi reputo fondamentalmente, dico sempre, una massaia della scuola perché impasto la scuola tutti i santi giorni, quindi la mia relazione toccherà situazioni viste dagli insegnanti, da chi vive quotidianamente la realtà della scuola, nella gioia, nella sofferenza, nelle difficoltà di un momento così complicato, così difficile per tutti, direi. E poi da questo punto di vista ho fatto un excursus e ho analizzato alcuni documenti e ho pensato di individuare quelli che sono un po' possono essere le parole chiavi su cui lavorare. Le mie parole chiavi partono sostanzialmente e già si evince la mia. Matteo, mi fai girare. Grazie. Quindi un insegnante capace non lo sono più. Ecco. Allora, parto esattamente. Quindi, allora, parto con l'ultima slide della relazione precedente, perché l'intento anche bello di questa iniziativa è di vederci tutti coinvolti, noi formatori UCIM, a portare avanti discorsi che si intrecciano tra loro e da questo intreccio, da queste diciamo modalità nostre, dalle parole chiave su cui noi abbiamo lavorato, ci stiamo riscoprendo unità e questo è molto bello già per noi, già per questa nostra iniziativa e vorrei materialmente, visivamente dimostrarlo con questo. Io ho telefonato alle colleghe che hanno fatto questa bellissima relazione a Marostica la volta scorsa, ho chiesto di poter cominciare da una loro iniziativa perché quel filo rouge, quel filo che ci collega è per me fondamentale, loro ovviamente sono molto felici, quindi è tutto in famiglia UCIM.
Allora, io penso che parlare di docenti e genitori, genitori e docenti, insomma, non diamo una priorità, diciamo, di questi due elementi che si intrecciano tra loro, voglia dire sostanzialmente capire il significato di scuola. E quindi quella bellissima definizione, indicazione che è stata data la volta scorsa di Giovanni, le scuole diventano comunità quando si trasformano da organizzazioni formali a comunità focalizzate che si prendono cura, parola chiave che ritroveremo fino alla fine. Scusate, da filologa, io insegno latino e greco, mi fermerò talvolta sulle parole chiave, per prendere cura che ricercano e che apprendono. Questi, secondo me, sono dei filoni molto importanti che ci vedono coinvolti, ognuno a diverso livello, ma che vedono noi docenti particolarmente impegnati. Prendersi cura è qualcosa di molto importante, esattamente come è importante il concetto di comunità. Comunità vuol dire mettere in comune, vivere insieme, condividere, e non è sempre così facile, noi lo sappiamo, nella nostra realtà. E sappiamo benissimo anche le difficoltà che questo comporta. E per capire cosa intendiamo forse noi, visto che l'abbiamo citato tanto, con comunità, io sono partita dal codice di Camaldoli, che è un testo importantissimo, e ogni volta che lo leggo riscopro la realtà, l'importanza di degli elementi fondamentali lì contenuti per poter avere una risposta anche alle sofferenze, alle domande che io stessa nel quotidiano mi pongo. E quindi ritornare un po', non solo filologicamente, ma anche col cuore, alle origini della nostra identità, per me è molto importante. Per noi poi non è solo un'origine di un'identità di scuola cattolica, ma è un'origine della nostra identità di unione, e questo è fondamentale. Molto spesso nella nostra realtà anche scolastica ci dimentichiamo un po' la nostra storia, il nostro fondamento, e partire da questo è essenziale. Già negli enunciati ho trovato ogni tanto lo leggo, mi è capitato anche una volta nella mia vita in cui con un po' di scoraggiamento per un momento difficile nei rapporti con la scuola e dal codice ho trovato delle risorse per poter diciamo avere un conforto mio. Prendersi cura vuol dire anche prendersi cura di se stessi, cioè aver cura di essere in grado di poter affrontare serenamente le varie situazioni. E quindi mi è sembrato bello riproporvi qualche espressione, quelle espressioni che per me sono state molto importanti. Ovviamente una lettura voi sicuramente l'avrete fatta e saranno forse altri, questa è una semplice proposta. Negli enunciati, quindi nei principi, negli enunciati, si legge: essenziale alla bontà della scuola e al suo migliore rendimento che tutti i fattori educativi vi coprano armonicamente. E in questa armonia io ho trovato un'espressione di grande utilità, di grande conforto, e che non è facile ovviamente da realizzare, non è facile da realizzare perché quello che è stato detto dal dirigente, quello che abbiamo sentito, quello che ci sentiamo dire dai nostri dirigenti, io lavoro, coopero anche con un gruppo all'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, quindi ho anche lì un punto di riferimento, è sempre questo, la difficoltà di noi docenti in questo momento, di tutte le parti della scuola, ma io parlo dal mio punto di vista, di vivere in un momento così difficile, un momento in cui effettivamente, come diremo più avanti, dobbiamo essere particolarmente affascinanti, e quindi in cui le conoscenze nostre per cui siamo stati reclutati, io fra 10 giorni compio 59 anni, quindi insomma da 40 anni che lavoro nella scuola, non servono più, non ci servono, perché i nostri studenti sono in grado, utilizzando gli strumenti che hanno a disposizione, di avere le conoscenze, anzi anche più arricchimento di quello che noi possiamo dare a lezione. Ma quello che importa è rimettersi in gioco,
e arrivare armonicamente con tutti gli elementi che abbiamo a disposizione in questa comunità al loro cuore in primis e poi secondo me anche ovviamente alla loro mente, perché se non apriamo il cuore non arrivano a fornire attraverso questi strumenti la chiave di volta per farli crescere. E quindi questa armonia secondo me è essenziale. Adesso non voglio tediarvi, ma sempre nel capitolo dedicato alla famiglia io ho trovato anche questa frase che mi è parsa interessante, quindi ecco perché vorrei condividerla con voi. L'insegnante è il mandatario, un collaboratore del padre di famiglia. Ora Nosengo lo diceva in un momento storico particolare, ma il termine mandatario e collaboratore mi fa pensare in chiave giuridica a un affidamento così importante. Ma essere mandatario vuol dire avere quasi in affido, e anche con l'altro termine fondamentale, collaboratore del padre di famiglia, il quale però da parte sua deve secondare nelle finalità sue proprie della disciplina l'opera della scuola. Questa armonia è questa la chiave di volta, così facile a trovare nei testi e così difficile nella nostra realtà quotidiana a trovare in mezzo a un'infinità diciamo di forze, di difficoltà che la scuola ci propone, di sfide, e che secondo me è nostro compito cercare nel limite delle nostre possibilità di superarle, mettendoci, come ripeto, sempre un po' il cuore. La famiglia quindi a sua volta è chiamata a dare alla scuola apporti preziosi, questo in ordine all'educazione fisica, intellettuale, morale e religiosa. Quindi questo discorso della complementarità, di cui cito proprio letteralmente come viene posto in questo capitolo sulla famiglia, è secondo me un elemento di grande importanza, di grande valore. È chiaro, il lessico, l'espressione si riferiscono alla realtà di Nosengo, ma veicolano dei valori che per noi, secondo me, sono fondamentali. E il bello, insomma, di questa iniziativa è anche, secondo me, anche nel laboratorio successivo, ragionare un po' insieme su qualcosa che a volte lo diamo anche molto per scontato, su cui noi probabilmente siamo molto capaci, condividere anche queste esperienze nel dialogo tra noi, dialogo che dovrebbe essere molto importante. Sempre nel codice di Camaldoli io leggo un altro elemento ed è l'ultima citazione, scusate, la necessità di rinforzare la capacità educativa dei genitori. Questa slide l'ho inserita pochi giorni fa quando ho riletto il codice e ho trovato uno spunto interessante, ed è chiaro che le prospettive attraverso le quali noi andiamo ad affrontare questo problema sono multiforme, poliedriche, diverse. E quindi quando parliamo del genitore che abbiamo detto dovrebbe dare preziosi apporti, parliamo in senso generale, ma la nostra realtà ci insegna che è importante necessità di l'autorità e la capacità pedagogica, e quindi la capacità anche educativa dei genitori. Questa situazione è un punto di partenza molto importante. A me capita spessissimo nella mia scuola, io insegno al liceo classico Andrea Doria di Genova, come vi ho detto sono insegnante di latino e greco da N anni, non ve lo dico, ma quello che importa è l'esperienza, e mi occupo negli ultimi 20 anni, mi sto occupando dell'inclusione. Che parte, sapete da cosa parte? Parte regolarmente da una chiamata in qualsiasi momento della mia dirigente. Io ho la fortuna di avere una dirigente straordinaria, meravigliosa, è una mia compagna della scuola media, noi ci conosciamo e ci comprendiamo negli occhi, quindi per noi il dialogo e la comunicazione è immediata, e quindi so bene di essere molto fortunata di parlare di una mia realtà, ma è quella che condivido e con la gioia di vivere. E parte, dicevo, l'inclusione da questo. Arriva la collaboratrice scolastica in classe, interrompe e mi dice: professoressa Cornero, dice la preside, se vuole, se può, c'è un'ennesima richiesta, se può scendere in presidenza.
e io faccio un po' la scena, scendo in presidenza e trovo regolarmente due genitori affranti, in lacrime, disperati. E dico alla dirigente, guarda la dirigente mi fa quei segni tipici che noi conosciamo nel nostro lessico familiare, e mi dice, mi fa capire, siamo alle solite. Cosa vuol dire? I genitori sono disperati e dicono, togliamo il figlio da questa scuola perché ha preso un 5 di latino greco o qualcosa di questo tipo. Ecco, questa è la fragilità dei genitori. Allora noi affianchiamo una con la chiacchierata, ma lo farete regolarmente meglio anche voi, quotidianamente questi genitori affranti, gli diciamo che un 5 di latino greco, perché sono un po' le nostre materie più ostiche nella nostra realtà, non sono nulla di trascendentale, che non è nulla di problematico e che quindi forse troviamo insieme una soluzione. Come la troviamo? Attraverso un progetto che la mia dirigente ha voluto, che si chiama Studio Assistito, che ho portato avanti da tanti anni, prima sulla metodologia sul DSA per le lingue classiche, adesso un po' per tutti, in cui facciamo venire il ragazzo al pomeriggio, sono tutte ore di una onlus, che io chiamo onlus Andrea Doria, perché poi le risorse sono quelle che sono, ma insomma ci mettiamo proprio veramente tutto il cuore. E vengono, facciamo quattro chiacchiere, cerchiamo di capire quali sono i problemi del 5, li risolviamo tutti insieme e arriviamo poi a qualche risultato. Ecco, questo rinforzare la capacità educativa, rinforzare solo rinforzo della famiglia, secondo me è anch'esso un elemento importantissimo, molto molto importante, che si rinforza in una collaborazione, nel senso proprio completa, in un rapporto sempre più ampio. E queste stesse osservazioni, ovviamente, ora mi sono permessa di indicare qualche documento dell'Episcopato italiano, ma chiaramente voi ne avrete dei più attuali, dei più interessanti, alcune parole, alcune indicazioni degli orientamenti pastorali dell'Episcopato per il decennio 2010-2020, dove si dice appunto all'impoverimento, alla frammentazione delle relazioni si aggiunge il modo con cui avviene la trasmissione da una generazione all'altra. È la stessa questione, insomma, stiamo trattando, abbiamo una linea comune, i giovani si trovano spesso a confronto con figure adulte demotivate e poco autorevoli. La questione è questa, incapace di testimoniare ragioni di vita che suscitano amore e dedizione. A soffrirne di più è la famiglia, primo luogo dell'educazione, lasciata sola a fronteggiare compiti enormi nella formazione della persona. Questa osservazione la conoscete meglio di me. Ritengo che sia molto importante all'interno della scuola, all'interno della nostra associazione, poi di noi come docenti della scuola, trovare quegli spazi, quelle modalità per affiancare. Non vuol dire surrogare, cioè affiancare secondo me vuol dire, come giustamente è stato detto, avere ben chiaro la nostra identità, i nostri ruoli e le nostre funzioni, non sostituire la famiglia, ma dialogare, il termine dialogo nella sua accezione, cioè di scambio, di un continuum di parole e di modi di vivere, ci aiuta a capire ciò. E questo è il motivo per cui moltissime scuole hanno avviato progetti relativi alla scuola dei genitori, la mia scuola per prima, ma anche vi voglio ricordare un'esperienza perché l'ho promesso a un gruppo di colleghi. L'ultima nella varia progettualità, un altro progetto che si chiama AGAPE, in realtà è un acronimo, io uso l'accento greco di Agape, si può pronunciare anche Agape, ma a me suona un po' male, ed è un progetto che si occupa di fronteggiare quelle che possono essere i pregiudizi di genere. In questo progetto si vedono coinvolte molte scuole, la mia scuola è capofila, abbiamo avuto proprio l'altro ieri, nella mia scuola, un incontro con gli altri colleghi, sono due istituti comprensivi e noi dobbiamo mettere in atto delle progettualità per creare dei ragazzi, dei peer, per all'interno delle varie realtà, e poi dobbiamo continuare su questo nella lotta, diciamo, nella
nel tentativo di fronteggiare i pregiudizi nei confronti dell'altro. Ogni scuola ha realizzato una sua progettualità e un suo, diciamo, prodotto, scusate il termine, ma va così di moda, a me non piace. Il giovedì pomeriggio noi abbiamo avuto questo incontro con gli altri 6 colleghi all'interno della mia scuola, e nel momento conclusivo, ci sarà una giornata conclusiva in cui inviteremo esperti, in cui parteciperanno anche i ragazzi, e 2 colleghi dei 2 diversi istituti comprensivi mi hanno chiesto la possibilità di far collaborare, partecipare anche i genitori a questo evento. Io non avevo pensato, ma è come, e ho detto: avete avuto un'idea importante, ve la rubo e la porto a Pedavena. È come, mentre noi stavamo organizzando il numero dei partecipanti, perché la nostra aula magna è molto grande, ma ha un numero, insomma, ben definito di posti, abbiamo quindi organizzato anche per la partecipazione dei genitori, e mi hanno detto: ma perché? Perché in questo sfacelo i 2 siti comprensivi fanno riferimento a un bacino un po' problematico della realtà genovese. In questi 2 istituti comprensivi la partecipazione attiva dei genitori è caratterizzata da una serie di incontri, di lezioni, che a volte lezioni tra virgolette, dove chiamano i genitori a parlare, o a volte dove sono loro stessi che diciamo iniziano la loro lezione. Questo è un dialogo molto importante, e secondo me non lasciare sola la famiglia a fronteggiare, per noi così amanuensi della scuola, vuol dire proprio questo. Un'altra questione, ma non vi voglio tediare più di tanto, è la questione che è nata ed è stata proposta da molti anni in casa UCIM del codice deontologico. Nel 2004, vero Giacomo, è stato fatto proprio tutto un convegno sul codice deontologico. Quello che dico è il risultato di quanto è contenuto nella nostra rivista, che si chiama La Scuola e l'Uomo, che riporta gli atti di questo convegno, e poi si è continuato a parlare, a discutere su una questione che vi è stato detto anche la volta scorsa dalla professoressa Scioll, una questione molto delicata, perché un codice deontologico dell'insegnante va a scalfire quella che è la funzione che mi pare di avervi un po' illustrato finora, così formativa, a quella che è fondamentalmente la sua funzione di dipendente all'interno di una struttura sociale. Quindi una questione che mette in gioco diverse forze sindacali o di altro tipo, su cui io non voglio entrare. Io ritengo che comunque avere una sorta di decalogo, quello che poi noi in realtà ci proponiamo, sia molto importante riflettere su questo, su un codice che potrebbe essere, quindi lancio ripetutamente questa possibilità, noi rivisitare, rivedere l'opportunità di un punto di riferimento, di un testo di riferimento su cui avere chiaramente degli indicatori e su cui avere anche la possibilità di evidenziare le buone pratiche. Ovviamente il codice deontologico presuppone una figura di riferimento, scorro velocemente perché queste cose io le ho già dette a voi proprio nel vostro, quindi le ho riprese solo per mostrarvi l'importanza da parte mia di questo elemento, la consapevolezza di una figura di riferimento e l'intenzionalità e l'educabilità condivisa nella formazione dello studente. Noi un codice deontologico che poi in pratica è un po' la summa anche di quello che noi potremmo dire, va a interfacciarsi con i rapporti interpersonali in classe e nell'istituto, e anche con le varie modalità ovviamente di relazione. Noi abbiamo, questo è contenuto proprio nella Scuola e l'Uomo, che voi trovate anche se nel nostro sito qui del 2004, dove la nostra rivista, adesso è online, vero Matteo? Dove abbiamo indicato l'importanza di valorizzare, difendere, garantire questa qualità dei rapporti, e l'altra nostra importanza, finalità, è quella di non svilire il ruolo educativo dell'insegnante. Su questo mi pare che vi stia dando una testimonianza, spero, più possibile efficace,
e di questo io ho anche un po' parlato l'anno scorso quando sono stata invitata come esperta da Luce, mi ringrazio, all'interno di un comitato tecnico scientifico del MIUR, dove spesso quando si parla molto male dovunque di noi, dell'insegnante, con ragione molto spesso, cioè io non voglio essere super partes, dove però molto spesso mi è capitato di alzarmi in piedi, mi ricordo che la dottoressa De Pasquale mi disse più una volta, la professoressa Cornero, perché si alza e viene, perché sono piccolina e quindi non volevo farmi ascoltare, arrivare, e dove ho continuato a dire, ma voi non vi rendete conto quante difficoltà, anche quante normative, quante volte ci è capitato di lavorare per una progettualità. Io ho nel cuore tutto il lavoro che avevamo fatto per le passerelle, ad esempio, per modulare, e poi come tutto questo nostro lavoro, talvolta da un ministro all'altro, da un momento all'altro, viene a essere svilito. Considerate quando date questi giudizi in merito anche il lavoro che c'è alle spalle di chi lavora onestamente, cioè e quotidianamente. E un altro elemento su cui noi teniamo tanto, perché questo è il fiore all'occhiello della nostra associazione, un codice come promozione di cittadinanza. Questo è fondamentale perché il codice dovrebbe mettere in atto quelle, diciamo sviluppare quelle che sono le azioni educative e didattiche, l'etica anche della professione, di convinzione e responsabilità sociale, insomma tutti questi aspetti che sono così importanti in questo momento, di cui poi vi lascio le slide, ma non voglio essere troppo noiosa perché mi interessa poi sentire le illuminanti parole di Giacomo che è lì, che vedrete che ci illuminerà ancora sicuramente meglio. E poi un codice che deve essere un generatore, secondo me, dell'identità professionale, cioè tutte queste emergenze di identificazione, di chiarimento di identità professionale, di chiarimento della nostra fisionomia, secondo me è un discorso importantissimo che esula da un discorso strettamente burocratico, ma è che lo sento profondamente nel cuore. Noi, il gruppo di Genova, che c'è il gruppo di lavoro sul codice, e quindi mi stanno ascoltando, cioè la professoressa Verri, poi la professoressa Baldo, che hanno lavorato con me, insieme abbiamo ipotizzato alcune modalità, alcune espressioni. Mi farebbe piacere leggervele velocemente. Insieme alla famiglia, il docente aiuta e educa al comportamento, al rispetto delle regole civili, di convivenza, al rispetto dei ruoli, al rispetto di se stesso e del prossimo, alla responsabilità e agli impegni scolastici, alla motivazione allo studio, all'esercizio dell'attenzione, dell'ascolto, della riflessione, del silenzio. E poi il riconosce il ruolo della famiglia, si impegna a favorire un clima costruttivo, espone chiaramente i suoi obiettivi ed è disponibile alla collaborazione. Per noi, come gruppo di lavoro sul codice, questi sono gli elementi fondamentali. Abbiamo parlato di un aiuto, di una valorizzazione e di un'importanza del ruolo della famiglia. Ovviamente parlo in famiglia UCIM, e quindi noi abbiamo la fortuna di avere molta possibilità di confronto e di arricchimento, e questo è un consiglio che io do sempre e ne ho assunti, di trovare all'interno di queste associazioni che hanno avanti con tanta difficoltà in questi ultimi anni, proprio quella linfa vitale, quel diciamo angolo di riflessione, di arricchimento, di cui tutti noi sempre, in ogni momento della nostra esperienza, abbiamo assolutamente, secondo me, molto bisogno. E poi, altro elemento importante che noi abbiamo, io ho scritto gruppo di lavoro di Genova perché è il nostro gruppo, è anche quello di essere disponibile a una collaborazione con altri professionisti, che sono i psicologi, i professionisti della ASL, e questo è molto. Collaborazione vuol dire fondamentalmente questo, io lo dico sempre, vi chiedo scusa, mi farebbe piacere ripeterlo ancora in mezzo a voi, la collaborazione nel rispetto dei ruoli. Nessuno deve fare il nostro lavoro, questo è per me, cioè, detto in parole povere, cioè
Noi con umiltà, con volontà di crescita, di approfondimento, di arricchimento culturale umano, abbiamo un ruolo. Quindi non dobbiamo demandare allo psicologo, all'esperto che viene, l'altra funzione che è quella che è di propria competenza. Questa chiarezza secondo me è molto importante, perché a volte si... L'altro elemento importante, e parlo in un altro ambito, è l'impegno, parola chiave. Allora, a me, in questo un po' multiformi, variegati, ricchi, poliedrici anni della mia esperienza, negli ultimi 6 anni è capitata la fortuna di avere degli contratti a termine con l'Università di Genova con scienze della formazione, e quindi ho anche la gioia, per me è molto bello, di poter trasmettere alle future maestre di primaria, dell'infanzia e di primaria, un po' quello che può essere il frutto della mia esperienza o comunque un punto di partenza. Insegno didattica della lingua italiana e letteratura italiana contemporanea. In un testo che è il curriculum per le competenze, che ovviamente è fondamentale per realizzare una progettualità in tutte le, ma che io utilizzo a scienza della formazione, addirittura il grande Castoldi inserisce una pagina quello che lui definisce il codice etico, dando un esempio di un ircitomasio di Torino, dove, nel quale io leggo delle parole molto importanti. La nostra comunità scolastica è costituita da individui, ciascuno con le proprie capacità e potenzialità. L'impegno di ciascuno è necessario per realizzare la finalità della scuola. Quindi all'interno, cioè per dimostrare che i discorsi che noi stiamo facendo non sono discorsi campati in aria che riguardano soltanto un iperuranio dove noi forse vogliamo, viviamo, ma sono nella progettualità del curriculum per competenze. Quindi è fondamentale, la parola chiave importante è l'impegno e la definizione ciascuno per le proprie capacità e competenze. E quindi mi sono trovata pieno. E poi ovviamente in questa modalità dove io stavo dicendo che in realtà tutti gli elementi interagiscono tra loro, ma non voglio... Matteo... Devo tornare indietro però, aspetta. Ecco, uno dei numerosissimi articoli che ci vedono sviditi e in balia dei genitori, per soltanto preso una frase recente per dire nei confronti dell'organo di stampa del mondo, noi siamo così, il 7% di mamma e di papà litiga ai colloqui. Il colloquio non è etimologicamente il luogo dove si parla insieme, colloqui è il luogo dove invece ci si scazzotta, scusate il termine, dove e i genitori dicono, no, scusate, e i docenti dicono, i genitori sono troppo protettivi e vogliono che ci adeguiamo ai figli. Questo, quante frasi di questo tipo noi continuiamo assolutamente a trovare. E a me è capitato, sarà capitato in tutti questi anni, le citazioni che io faccio, chiedo ai colleghi di Genova di vederli in un'altra realtà, perché per loro sono ben chiare, non voglio fare riferimenti troppo specifici, perché tra i miei colleghi che partecipano ci sono tra i UCI, ci sono proprio colleghi di scuola, quindi a me è capitato di trovarmi diverse volte in disaccordo con o trovarmi di fronte ai genitori che partono e arrivano già pronti a denunciare. Da noi, noi abbiamo un'utenza anche di genitori che sono giureconsulti, avvocati, quindi è molto facile nei nostri occhi, nella loro espressione, avere immediatamente quasi la definizione, faccio un ricorso al TAR. Allora, questo è un altro problema che noi conosciamo, condividiamo. Allora, come fare? Allora, io ritengo che se io ho svolto in totale onestà, professionalità,
serietà il mio lavoro e l'ho chiarito sempre ai genitori, agli studenti. Io lavoro con ragazzi un po' grandicelli, quindi per me è molto più facile interagire e chiarirlo anche per loro. Forse tutte queste paure potrebbero essere un pochettino più così diminuite sotto un certo aspetto. Mi spiego meglio. Allora, quando ci sono questi momenti? Io ho indicato tre momenti fondamentali. Quando noi diamo informazione in quei grandi momenti della, che sono la scuola aperta, l'open day, eccetera, nei momenti dell'incontro con i genitori di studenti con H e nei momenti in cui incontriamo i ragazzi, i genitori e famiglie con studenti di SA, e oppure altre grosse difficoltà di contrasti nel dialogo sono quelli con i genitori separati, ce ne saranno altri, ma su questi vorrei dire due cose importanti. Allora, primo, assolutamente importante, voglio citare un mio dirigente che adesso non c'è più, che noi abbiamo amato tanto, che prima di una, che è stato un punto di riferimento per il mio liceo, che diceva: mi raccomando, in queste giornate dite poche cose, ma le poche cose che voi dite siano vere, siano vostre. E anche questo, noi abbiamo anche nelle indicazioni, nelle guida, nella informazione per l'iscrizione, queste indicazioni, e ovviamente sono momenti molto importanti in cui noi sostanzialmente promettiamo, insomma, o perlomeno mettiamo in luce quello che è lo spirito della nostra scuola. Altri, negli ultimi anni noi abbiamo avuto diversi ragazzi con H grave, e quando mi sono trovata a parlare con questi genitori, che molto tempo prima vengono a parlare da noi, io ho trovato una tale ricchezza di sensibilità, di conoscenza, di competenza specifica, che ho chiesto al responsabile della città metropolitana di Genova di chiamarli e di far fare a loro i corsi di formazione per i genitori. La prima cosa che chiedono, e io mi vergogno a dirlo qua, è: qual è l'atteggiamento della vostra scuola nei confronti del portatore di H? E questo vuol dire che non sempre questo loro vissuto è stato costellato da buone pratiche, insomma, diciamo così. E io ho avuto una famiglia, che è di un nostro studente che adesso è al quarto anno, che mi ha seguito per un anno, me la sono vista dovunque, nelle mie relazioni, nelle mie attività. E poi mi fermavano e alla fine mi chiedevano regolarmente: ma sono tutti come lei, il professoressa nella sua scuola? La mia preside, più di una volta, è stato il primo caso 5 anni fa, la mia preside mi dice: ma insomma, Laura, spiega anche la realtà, non dare finte illusioni, ma questa famiglia è stata stupenda ed è stupenda, e una volta che noi abbiamo avuto questo rapporto bello di crescita umano in cui noi stiamo crescendo insieme, e ci porta degli aiuti notevolissime. Questo vale anche per altre dove ci sono state notevoli difficoltà, ci sono anche gestionali, ma quando onestamente un genitore vede che noi facciamo del nostro meglio e ci mettiamo il cuore, da docenti, in quello che noi stiamo facendo, è più vicino a noi, è più a fianco nostro e ci aiuta molto. Cioè, questa collaborazione è molto importante. È chiaro che noi non gli diremo mai: se lo tenga a casa perché domani abbiamo una situazione drammatica, non abbiamo sostituzione, non ci pensiamo neanche, ma è chiaro anche che i colleghi tutti insieme si impegnano molto. Un altro problema, un altro che non chiamo problema ma un'altra situazione, è quello dei genitori di ragazzi con DSA. Lo dico perché negli ultimi anni il motivo per cui io sono entrata a Scienze della Formazione, perché ho seguito un master da studente nel momento in cui, da insegnante di latino e greco, mi sono trovata di fronte a una realtà che mi ha stordito, perché continuavo a dire: come faccio a insegnare il latino, il greco, gli spiriti, gli accenti e tutto con questi ragazzi? Per me è stato un problema enorme, ma
attraverso quello spazio che vi ho detto, lo spazio dello studio assistito, e attraverso uno studio quotidiano e una quantità di corsi, ho cominciato e sto cominciando a capire come far funzionare leggermente le cose. Ma l'aspetto fondamentale è il discorso che noi ci troviamo di fronte a situazioni di ragazzi estremamente capaci, intelligenti, che però non torna. Quindi l'idea che noi ci facciamo, perché noi insegnanti siamo abituati ad avere un'idea in testa e quell'idea deve essere confermata, non è quella che ci troviamo di fronte. Quindi quando noi scriviamo il famigerato PDP, e io nella mia scuola mi occupo come referente di questa scrittura, ci troviamo di fronte a situazioni che ci lasciano molto in difficoltà, e quindi le esternazioni possono essere: ho visto che sei guarito, adesso sei migliorato, com'è possibile o meno. I problemi di relazione con le famiglie in questo ambito sono difficilissimi. Perché? Perché sostanzialmente le famiglie dicono: avete scritto, avete firmato, e perché il suo collega? Allora, il lunedì mattina, mentre venivo su, ho ricevuto una mail mentre ero in treno. Io ho piegato 7 ore, Matteo, 7 ore per venire da qua, ho letto la mail, una madre, e poi altre 7 adesso, e stasera. Una madre che mi scrive: professoressa Cornero, ho urgentissimo bisogno di vederla. Con questa madre ci siamo già visti un'infinità di volte e le ho dato un appuntamento lunedì prima di entrare a scuola, prima di lezione. Questa madre, ci sono diversi problemi, ma una questione che mi vorrei solo affrontare con voi è la seguente. Questa madre dice: com'è possibile che i suoi colleghi, in modo particolare con una, hanno scritto che possono utilizzare schemi, map, eccetera, lo sappiamo benissimo, e poi nella versione di latino, nella versione di greco non li fa usare. Allora cosa abbiamo pensato di fare? Incontrare la collega insieme, tutte e tre, cercare di capire con quale modalità, di trovare un modus, una ratio per rendere sempre più personalizzato questo piano, ma efficace. L'ultima volta, dopo questo incontro, questa stessa madre mi ha scritto un'altra mail che adesso dove dice, mi ha fatto, ve la faccio anche vedere, confermare, mi ha fatto tanto piacere incontrarla, professoressa Cornero, perché il problema comunque era essere difficoltà, ma quando il mio sguardo ha toccato il suo, ho avuto l'impressione di avere vicino una mia vecchia amica. Questo mi ha fatto un gran piacere, tant'è vero, con questa madre il dialogo continua. Il consiglio di Galimberti l'ho portato perché ci sono due importanti affermazioni. Uno, si dice: prima di essere mandati in cattedra, gli insegnanti dovrebbero essere sottoposti a un test di personalità, quindi per comprendere se hanno la passione dell'insegnamento. Ma i genitori devono difendere sempre gli insegnanti, altrimenti minano la sfera dell'affettività e dunque la crescita dei loro figli, questo rischio. Alle maestre, perché so che ci sono diverse maestre qua, e quindi occorrerebbe dare lo stipendio ai professori universitari, perché fanno un lavoro pazzesco, scusate questa frase, ma mi è piaciuta condividerla con voi. Altro che aggredire l'insegnante con pugni e calci, magari davanti a loro. Se i genitori parlano male delle maestre, delle maestre devono sapere che stanno violentando la sfera affettiva del bambino. Una delle prime manifestazioni della schizofrenia che notiamo alla fine dell'adolescenza è la scissione dell'affettività. Questo è una così mi è sembrato importante dirlo. E poi ovviamente la partecipazione dei genitori nella corresponsabilità. Noi troviamo nel patto di corresponsabilità educativa, dove si dicono le linee in indirizzo del MIUR, confermano questo. Ma cioè sono io che sono imbranata come insegnante, quindi devo fare un corso. Grazie. Non lo dire. Il patto di corresponsabilità, come assunzione di responsabilità, questa è la definizione che si trova negli atti, nei documenti del MIUR. Poi avanti.
già conosciamo. E poi l'ultima, una delle ultime, perché si torna su un testo di Novara che si occupa dei conflitti, dove ritorna l'espressione iniziale, quindi faccio una sorta di ricomposizione iniziale dove si dice riuscire a creare una comunità educante, quindi ritorno all'inizio, ed educativa che sappia far gioco di squadra nel prendersi cura in modo responsabile dei bambini, dei ragazzi e che supporti, questa diciamo è la linea conclusiva, i genitori e i docenti, questo è docente l'ho aggiunto io, nel loro ruolo, ma difficile ma affascinante di aiutare i loro figli a crescere. Questa è una delle ultime espressioni. E poi, leggendo con i miei studenti la grammatica della fantasia, che è un testo con i miei studenti di scienza della formazione, io volevo riprendere questa espressione. Rodari dice che per stare con i bambini bisogna sempre stare un passo avanti, sfidare. Io dico che stare con i genitori vuol dire stare a fianco. Ma dimostrare di essere un po' un passo avanti nelle nostre competenze. E direi concludo con due immagini. La prima è quella di Genova, per cui vi chiedo una preghiera, per la situazione difficile che abbiamo vissuto e soprattutto vi dico che per noi il dialogo e il ponte è un significato molto importante. L'ultima è quella del mio gattino che si chiama Ciccio, mi rivolgo a tutte le mie amiche che attraverso questa piattaforma più volte mi hanno visto, l'hanno visto, quindi con questo voglio salutare tutte quante e ringraziarvi per la pazienza. E poi il laboratorio lo facciamo alla fine. Sì, la parte del laboratorio. Prendo un attimo e passo la parola al professor Timpanaro, con il quale sperimentiamo. Noi siamo proprio ricercazione pura, perché oggi facciamo un'altra sperimentazione insieme e condividiamo uno schermo con loro e quindi vediamo anche come va quest'altra. Tu puoi vedere già direttamente qua. Questo invece è il microfono, quindi proviamo ad avere quest'altro potenziamento. Ogni lezione abbiamo implementato, ma posso dire con profondo piacere che anche nella mia scuola c'è un bellissimo potenziamento informatico. Ogni anno ci sono sempre novità. Eh? Sì, abbiamo delle bellissime cose. Poi, ed è la realtà, questo porta secondo me dei grandissimi vantaggi. Ma poi magari chiediamo al dirigente. Sì. Allora, questo è tuo, aspetta che la mando, che così è la totale. Questo è tu qua, vedi le slide, ecco Questo questo. ti serve? No, questo ti serve per. Ah, te lo metto? No, ti serve per loro Per oppure? loro, casomai dopo, quindi devi tenerlo così come se fosse aiuto? No, così va bene, sì, tranquillo. Scusate. Prendo un po' d'acqua, per favore. Un bicchiere, grazie. Un secondo solo. Scusate la tosse. Allora, buongiorno, è un piacere trovarmi qua con voi. Salutiamo anche le altre sezioni qui, quindi qua siamo Pedevene e Marostica, salutiamo Genova, poi salutiamo Mister Bianco e Tre Mestieri e Tre Me. Io vi ringrazio per l'invito, saluto tutti voi presenti, permettetemi un saluto particolare alla mia carissima amica Presidente regionale e a tutti voi e chi rivedo dopo un po' di tempo. E prima di iniziare la nostra discussione, permettetemi di evidenziare e di sottolineare per Matteo, di evidenziare e di sottolineare per Matteo questo percorso formativo in servizio altamente innovativo. Ed è un valore perché si sperimenta, ma si sperimenta su base scientifica e con un metodo funzionale.
Matteo è stato collaborato dalla bravissima Laura Cornero, da Rossella Vera, da Maria Teresa Lupini Sciolla, da Gianna Venturino, dalle presidente sezionale, la presidente Kuman, Letizia Spambinato, Agata Pennisi, e permettetemi di ringraziare anche i tutor e i responsabili digitali che sono stati fondamentali in questo percorso, e permettetemi anche di ringraziare Amalia Giordano, che è sempre presente e sempre fondamentale per noi. Vedete, il discorso di oggi è un discorso, a mio giudizio, importante e fondamentale, ed è l'anima della scuola. La professoressa Fornero, al solito, è stata approfondita il problema con competenza, cultura e, permettetemi, anche con quella passione che contraddistingue i grandi personaggi. Questo è il titolo ufficiale della relazione, e poi aveva il sottotitolo. Io nel mio lavoro desidero sempre giustificare quello che noi altri dobbiamo fare. Giustificare sia con principi teorici, sia con la metodologia di lavoro. Cioè, non esiste un'impostazione senza principi teorici e metodologia di lavoro che ci deve portare poi alla buona prassi, alla prassi tramite la meta riflessione. Quindi partiamo subito dai principi. Vedete, e dato il tempo a disposizione, io vi chiedo scusa, lavoreremo per parole chiave, bene, perché sviluppare tutti questi concetti sarebbe voluto proprio tutto l'intero corso. Allora, parole chiave, abbiamo detto benissimo, genitore e famiglia, docenti e scuola. Che cosa fanno genitori, famiglia, docenti e scuola? Devono mirare alla maturazione integrale della persona, attenzione, non è la persona per se stesso, ma nella comunità, l'ha detto benissimo la professoressa Cornetto. E questo a che cosa porta? Porta alla strutturazione delle identità della persona. Io aggiungo una postilla. Vi sono altre responsabilità, sono quelle della società, sono quelle dello Stato, sono quella della comunità intesa nel senso del grande Gesualdo Nosenko. L'identità, è stato già sottolineato, riprendiamo questo concetto, l'identità, come voi sapete, è poliedrica. Lo potremmo fare, lo facciamo partecipato o lo facciamo... Vabbè. Allora, ma non li sentono però. Allora, secondo voi, così, per fare una mini serie di azioni, quali sono le dimensioni fondanti dell'identità di ognuno di noi? Possono partecipare anche quelli delle altre ah, vabbè. Allora, quali sono? Quindi abbiamo la dimensione fisica, poi la massima dimensione. Bravi, peccato non poterla fare tutta partecipata, sarebbe stato più bello. Poi, dimensione culturale, perfetto. La dimensione affettiva, perfetto. E quindi, velocemente, l'avete detto, era solamente per fare l'aspetto, io vado veloce, quindi motivazionale, attitudinale, fisica, operativa, cognitiva, culturale, comunicativa, valoriale, perché ogni tanto, facciamolo con questo, affettiva, l'esistenziale che li comprende tutti, con alla base e al fine quello spirituale. Vado veloce su questo, va bene? E allora vedete, da questo punto di vista, noi altri abbiamo la fine educativa, secondo la mia visione. Educare una persona che abbia cura di se stessa e della propria famiglia e che dia contemporaneamente il contributo allo sviluppo morale, valoriale, spirituale, culturale, sociale, cioè una viva attenzione, non in una visione ristretta, in questo momento ci serve, in una visione universalistica. Quindi abbiamo l'identità e le finalità nostre, quello che noi dobbiamo perseguire come scuola.
l'azione educativa, vedete, è sempre comunitaria e ha sempre una dimensione di attuare, l'abbiamo già detto precedentemente, le potenzialità di qualcuno nella comunità. Io, persona, do il mio contributo alla comunità, ma la comunità mi educa in un processo a spirale. Non esiste la persona da sola, non esiste la comunità se la persona non fa un lavoro comunitario. Questo è fondamentale nel nostro lavoro. Allora, com'è la struttura dell'identità? La struttura dell'identità ha questo valore, il valore dell'educazione educativa continua e comunitaria. Perché? Ci dobbiamo chiedere di questo il perché. Quindi l'identità è armonica ed integrale. Se l'identità è armonica e integrale, l'azione educativa può essere disarmonica e non integrale? No, non ci riusciremmo mai. Quindi l'azione educativa, magari leggetelo voi, forse deve essere intenzionale. Leggetelo voi, intenzionale. Poi? Comunitaria. Se non ci sono queste dimensioni, non si può educare la strutturazione integrale del. Quindi l'identità ha un suo, poco fa l'abbiamo detto, bravissima Laura, un suo continuum storico, personale e comunitario, e il continuum storico, personale e comunitario serve il continuum educativo. Se ci sono salti nell'azione educativa, per esempio il curriculum verticale, o ci sono salti nell'azione tra la famiglia e la scuola, io non riesco ad avere il continuum personale storico da questo punto di vista. Quindi l'identità ha una sua contemporaneità spaziale. La contemporaneità spaziale di tutte quelle dimensioni serve l'educazione di famiglie e scuola anche in contemporaneità, quindi non solo continuum temporale, ma anche un continuum che in questo momento si attua e si realizza. L'identità ha una dimensione sia sincronica che diacronica, quindi l'azione della famiglia e della scuola deve essere sincronica e diacronica nella comunità. Io sottolineo sempre questo, rispetto di ruolo e di competenze. Nessuno deve invadere il campo degli altri perché non si riesce ad andare avanti. Noi dobbiamo lavorare in comunità, ma dobbiamo rispettare i ruoli e dobbiamo rispettare le competenze di ognuno di voi. Vedete, questo non lo riprendo più, però è alla base del mio discorso di oggi. Questa è una scheda di sintesi, quindi l'identità è integralità, continuum, armonia, educazione. E da questo punto di vista abbiamo l'identità. Quindi che cosa ho voluto giustificare? Vi chiedo scusa per la sintesi veloce. Se c'è un'identità che è armonica ed integrale, dall'altro punto di vista ci deve necessariamente essere una dimensione comunitaria educativa fra scuola e famiglia. Questi principi non se li inventa Giacomo Timbarano. Ringraziando il Signore abbiamo una legislazione, sono presenti nella Costituzione italiana, sono presenti nel testo unico, sono presenti nel DPR 275/99, sono presenti nella legge 53 e in parte sono presenti nella legge 107, laddove io critico nella legge 107, scusate, rispetto alle altre leggi, che spesso la famiglia è messa in un calderone, e nelle altre leggi, sembra la 53, evidenzia bene la famiglia, è messa in un calderone, dove c'è la comunità, dove c'è il territorio, solo ogni tanto la mettono da sola. È giusto che tutti partecipiamo, ma il ruolo della famiglia è un ruolo rilevante da questo punto di vista. Quindi, in principio azione, vi deve essere una sintonia tra principio e azione. Lo leggi tu, vediamo se ti sentono. Allora, la coerenza tra principi teorici e azione operativa è fondamentale. Se manca questo, noi non possiamo andare avanti nella nostra azione educativa.
vediamo se funziona. Ora sta. Allora, scusate la sintesi, questi sono i principi, le giustificazioni teoriche, vediamo la prassi. Vedete, io nella prassi sono un fissato del metodo di lavoro, io ne propongo uno, voi ne avrete migliori di quelli che propongo io, ma come io sono un fissato a scuola nella metodologia dello studio. La prima cosa che dobbiamo insegnare ai nostri alunni è a studiare. Non sape studiare, ma glielo dobbiamo insegnare noi a studiare. È il nostro compito da questo punto di vista. Allora, per la metodologia di lavoro fra scuola e famiglia, fra genitori e docenti, io mi ispiro a quattro grandi studiosi che sono il grande Ricoeur. Vi ricordate Ricoeur che cosa diceva? Io interrogo il testo. In base a come io interrogo il testo mi risponde. Quando noi leggiamo o studiamo, ognuno di noi ha risposte diverse. Io ero in Calabria in un corso di formazione in servizio, c'erano due sorelle e mi hanno detto: ah, ho capito professore, per questo quando leggiamo la Sacra Bibbia, mia sorella e io abbiamo risposte diverse. Questa impostazione di Ricoeur io la applico alla nostra realtà scolastica. Noi dobbiamo interrogare la realtà e avere delle risposte. Spesso capita nei consigli di classe, la collega l'interroga e hanno risposte diverse perché le domande sono diverse. Il mio grande amore, Socrate, in questo lavoro utilizziamo la maieutica, cioè veniamoci incontro da questo punto di vista. Aristotele ce l'ha insegnato, dalla potenza all'atto. Qual è la fine dell'azione educativa? L'abbiamo detto. Tramite l'azione educativa io devo tradurre dall'atto, dalla potenza all'atto, le potenzialità dei miei alunni. E poi non poteva non mancare il nostro grande fondatore, che secondo me è uno tra i più grandi. Definirlo pedagogista dosengo è troppo poco. Che cosa diceva il... Quindi interrogare risposte. Che cosa diceva il grande Noè? Osengo. Come si educa? L'invenzio è dalla parte degli allievi. Gli artefici principali sono loro. Noi siamo agenti secondi, sia famiglia sia docenti. Ma attenzione, non possiamo non essere presenti. Giustamente Laura sottolineava essere punti di riferimento. Ma l'invenzio è loro. Loro sono quelli attivi. Noi ovviamente siamo da supporto, da stimolo, da cura per questa dimensione. Quindi abbiamo detto lettura della realtà, domande, risposte, problematizzazione comune, famiglia e scuola. Soluzione condivise. Non dobbiamo assecondare la realtà, ma dobbiamo essere volano della realtà. Quindi lo legge lei? Grazie. E cambiare il negativo. Quindi, cosa dobbiamo fare insieme, docenti e genitori? Conoscere e analizzare la realtà. Avere chiarezza delle mete, attenzione, mete condivise, giusto? Le mete devono essere necessariamente condivise, allora non vi può essere azione educativa comune, realizzare percorsi comuni e effettuare senza meta riflessione. Non si procede, non si va avanti da questo punto di vista. Ora, sarebbe bello interagire, ma abbiamo pochissimo tempo, che cosa non deve succedere nelle scuole? Tutte le cose che ho scritto, poi voi potete anche dire non è così, secondo me ogni tanto succedono. Che cosa succede nelle scuole? Sopraffazione,
attacco, denigrazione, contrapposizione, indifferenza, ognuno per i fatti propri. Poco fa diceva lo sguardo, io sono un patito, solo guardarsi, cioè siamo a distanza, ognuno per i fatti propri, sostituirsi agli altri, prevalenza, io devo prevalere sull'altro, imposizione, delega, pensaci tu, fai le cose tu, menefreghismo, assolutizzazione, disconferma, io disconfermo il collega o i genitori, allontanamento, destrutturazione, assenza, sottovalutazione, disinteresse. Secondo me sono cose che capitano nelle scuole, ma noi dobbiamo evidenziare il negativo per andare al positivo, perché se rimaniamo al negativo non riusciamo ad andare avanti. Qual è secondo me il positivo? Ma voi nei gruppi di lavoro, utilizzando non il maieutico, l'euristico, andrete oltre a quello che sta dicendo Timpanaro. Allora, sì, che cosa? In primo luogo bisogna conoscere e conoscere. Se non si conosce e non si conosce, non si può lavorare insieme. Bisogna incontrarsi. Se io solo guardo, o addirittura respingo, o addirittura attacco, noi dobbiamo conoscersi ed incontrarci e dobbiamo dialogare. Dobbiamo confrontarci. Dobbiamo agire in sinergia. Perché questo? Con una visione propositiva prospettica per una costruzione positiva comunitaria. Cioè, secondo me non esiste scuola, non si possono raggiungere le finalità educative se non c'è una costruzione positiva comunitaria tra scuola e famiglia. Come si realizza questa costruzione? Con la dialettica. Attenzione! Non c'è essere l'assolutismo, c'è la dialettica, ma come voi vi insegnate, nella dialettica si arriva poi alla sintesi per questa dimensione. Lo scambio, la messa in comune. Se noi non mettiamo in comune le cose non potremo lavorare mai. Poi c'è la condivisione, la corresponsabilità. Ma un concetto che già la professoressa Fornè... Poi, attenzione, alla base di tutto non si può fare niente se non c'è il rispetto. Perché succedono quelle cose, i genitori che aggrediscono, i docenti? Non c'è rispetto dell'altro. Vedete, questo è, io dico che, rispetto ad altri, che l'educazione è una sola. Io devo educare al rispetto. Se c'è il rispetto, tutto, ovviamente poi sono gli aspetti tecnici, ma io dico gli aspetti etici e morali e deontologici, si basa sul rispetto. Se il rispetto, posso lavorare così, se non rispetto non potrò mai lavorare in questo modo, quindi rispetto è il fondamentale. A me piace molto parlare di strategie metodologiche, ma non è il tema della giornata. La stessa cosa è con i nostri alunni: se io do fiducia, loro possono crescere nella fiducia. Se ho fiducia nei genitori, i genitori hanno fiducia in me, ma se non abbiamo fiducia e se non cresciamo nella fiducia, l'abilità da questo punto di vista. Poi noi abbiamo considerazione, disponibilità, collaborazione. Vedete, questo è fondamentale. Siamo complementari, non siamo uguali. I docenti hanno determinate responsabilità e competenze, i genitori hanno altre responsabilità. Non dobbiamo fare le stesse cose, dobbiamo avere mete comuni e percorsi comuni, ma non fare le stesse cose. Ma non possiamo fare cose in contrapposizione. Per esempio, voglio portare solo un esempio e poi andiamo avanti. Alla base dell'azione educativa vi è la motivazione intrinseca. Se io non educo tramite la motivazione intrinseca, non avrò mai risultati. Se nella scuola noi educhiamo secondo la motivazione intrinseca, la curiosità, il desiderio di competenza, l'appartenenza sociale, e nella famiglia, o viceversa, e nella famiglia invece, se prendi 8 ti compro un motorino, se sei buono ti faccio vedere la televisione, se mi fai fare questa cosa, no, c'è contrapposizione che si può arrivare anche alla schizofrenia, o viceversa, a casa lo educo nella motivazione intrinseca, a scuola devi prendere 8 per essere bravo. Vedete, da questo punto di vista ho fatto un solo esempio di come si deve concretizzare l'azione comune tra genitori e famiglie.
Autocontrollo, ce ne vuole molto, noi ci dobbiamo avere tantissimo, perché dobbiamo essere sempre presenti a noi stessi. No autorità, autorevolezza, voi queste cose me le insegnate, siete molto più bravi di me, e una cosa alla quale tengo moltissimo è la pazienza. In questo lavoro, come nel fare il genitore, ci vuole molta pazienza. Però vedete, questo accomuna genitori e docenti. Dobbiamo essere sempre presenti a noi stessi. Io non posso sbagliare da genitore, non posso sbagliare da docente, non posso sbagliare da nonno, da quando ho Damiano io sono completamente rimbambito, però non posso sbagliare, devo essere sempre presente a me stesso. Devo essere autorevole e mi devo riconoscere l'autorevolezza e devo avere pazienza, perché in questo lavoro ci vuole moltissima pazienza. Vedete? Comunicazione intenzionale, poco fa parlavo di rispetto, ma se io non so comunicare, non riesco, e relazione costruttiva. Quindi, stare insieme, conoscere, analizzare, concordare, meta riflettere, riflettere e poi ovviamente ritornare indietro se non funziona. Quindi, mete condivise, percorsi convergenti, scusate, se ripeto questo concetto, con specificità di intervento. L'intervento non deve essere uguale, però le mete devono essere comuni e alcuni e i percorsi non distanti l'uno dall'altro. Quante, ditemi velocemente, andiamo a chiudere. Per me il tempo è un valore, io sono un patito, un fissato. Quante tipi di rapporto vi sono in scuola famiglia? Quante ne conoscete, tipi di rapporto? Prego, a voi. Anche nelle altre sezioni? Perfetto, rapporto di collaborazione. Poi, prego, collega. I genitori assenti, perfetto. Poi, i genitori deleganti, perfetto. Poi, quelli che vengono solo a informarsi, va bene? Quindi vado velocemente, sarebbe bello continuare insieme a voi. Abbiamo quattro tipi, secondo Timpanaro. Disinteresse totale. La scuola è vostra e ci pensate voi, a me non interessa, va bene, da questo punto di vista, in questo caso di concetto. Di rapporto formale, come va, che cosa sta facendo, è così, perché ha preso sei, perché ha preso, giusto. Cioè, un rapporto prettamente formale. Un fornitore di notizie, collabora, si limita solamente a dire le cose che chiede il docente e si semplicemente a fornire notizie. L'ultimo, il quarto, quello che ha detto il collega, ovviamente, scusate se sono sintetico, ma ognuno di questi andrebbe approfondito, la collaborazione intenzionale. Insieme vogliamo raggiungere delle mete e ci scambiamo continuamente informazioni e continuamente cerchiamo di lavorare insieme. Quindi, vedete, i genitori si assumono la loro responsabilità e nasce in loro la motivazione intrinseca di collaborare. Attenzione, noi siamo come i piccoli. Se riusciamo, la facciamo una cosa. Io porto sempre un esempio. Io cucino, va bene, Damiano è più bravo di me, cucina bene, io no. Io cucino e invito voi. Come va? La quarta volta non vi invito più. Cioè, il desiderio di competenza è la riuscita. E infatti quando noi, ora non stiamo parlando di scuola, diamo i compiti, devono essere sempre adeguati, né troppo semplici né troppo complessi, perché il desiderio di competenza è l'anima dell'apprendimento significativo. Vedete? Il coinvolgimento. Lo legge? Collega, prego, lo legge gentilmente. Grazie, grazie. Cioè, non dobbiamo vedere solo l'aspetto negativo, dobbiamo vedere come portare i genitori a lavorare da questo punto di vista. L'azione educativa deve essere motivante, valoriale, comunitaria, significativa, spendibile ovviamente da parte dei ragazzi. Quindi, come si educa?
con i valori, col sapere, con la competenza e con la spiritualità. Non perché siamo in sede UCIM. Io devo educare alla dimensione religiosa i nostri figli o i nostri alunni per poter loro scegliere. Io non è che dico non ti educo all'operatività o non ti educo alla creatività. Solo chi conosce e chi ha sviluppato quella potenzialità può scegliere, perché allora non do la possibilità di scegliere ai miei figli o ai miei alunni. Cosa siamo noi docenti e genitori? Testimonianza. La testimonianza si ottiene con la coerenza e col credere. Coerenza. Dare senso e significato, sia genitori che docenti, dobbiamo dare senso e significato a quello che diciamo e alla vita nostra e dei nostri figli. Dobbiamo essere adulti significativi e l'abbiamo detto, punti di riferimento. Non si educa solo con le parole, si educa con l'esempio, con la testimonianza, con il far vivere. L'educatore è adulto significativo che non si deve mai sostituire ai propri figli. Io faccio sempre un esempio: quando era piccolina mia figlia si arrampicava sugli alberi, me non la spingevo, ero pronto là a prenderla se fosse caduta dall'albero, però io non mi devo sostituire. Spesso molti genitori o alcuni docenti si sostituiscono, e questo è l'errore che non bisogna fare né da fare. Quindi azione, scusate, questa parte ve la lascio nelle diapositive, bene, quindi ho messo qualche cosa in più per lasciarvela. Bisogna valorizzare che cosa? I consigli di intersezione, i consigli di interclasse e i consigli di classe. Questi organi della scuola sono il mio amore, questi sono l'anima della scuola. Laddove funzionano questi, funziona la scuola. Laddove non funzionano questi, la scuola non funziona. Ma non come rapporto formale, non so se sono chiaro, ma come rapporto leale. Non solo come parte destruens, ma anche come parte costruens. E questo non fa quello non fa. No, vabbè, non fa. Che cosa dobbiamo fare per fare? Insieme, genitori e docenti, con rispetto di ruolo e di competenze. Rapporti diretti. I rapporti diretti che devono essere, questa Cornelio l'ha detto benissimo, stabili e costanti. Dice Timbanaro quante cose chiede. Ma attenzione, fare scuola è complesso, fare scuola è difficile, come dicevano Sengo è arduo, però è bello. Ma se mancano queste cose noi non riusciremo. È una cosa che valorizzare il consiglio di circolo e di istituto è una cosa che quasi non si fa più nelle scuole, le assemblee dei genitori. E su questo si potrebbe fare una cosa specifica, io lo sto portando in tutta Italia, corsi per i genitori. Attenzione, nessuno mai ha insegnato ai genitori a fare i genitori. Io per esempio mi incontro con genitori che a volte, sindaco, la saluto, a volte incontro i genitori, lo fanno anche in buona fede. Non sanno che quella cosa non è positiva per i propri figli. Non so se sono chiaro. Se invece noi facciamo dei corsi, è come li seguono, è come partecipano. Quindi anche da questo punto di vista, sia come UCI, sia come scuola, sia come enti locali, possiamo agire da questa prospettiva. Conclusione, io concludo sempre il mio pensiero con alcune diapositive, alcune li salterò e ve li lascio proprio per brevità, perché, ripeto, Cesarina Checcacci diceva, chi siamo grida più forte di quello che diciamo, la condotta parla più forte delle parole. Possiamo mentire uno, due, specialmente con i piccolini, ma se Giacomo Timbanaro non è onesto, non è coerente, non ha senso e significato della vita, si vede sempre, anche tra colleghi, questo, giusto? E il grande Nosengo, che cosa diceva? Il grande Nosengo diceva, non devo pormi la domanda cosa devo fare, ma devo pormi la domanda chi devo essere. Chi devo essere come genitore? Chi devo essere come insegnante? Chi devo essere come educatore, perché poi i genitori, l'insegnante sono accomunati nell'essere educatore. Questa è una mia idea. Come io sono persona, sono docente, come io sono persona, sono genitore. Non ci sono dubbi da questo punto di vista e quindi miglioriamo come persona, miglioreremo come docente, miglioreremo
come docente. Tutto questo, ve lo dico in un secondo, ma voi lo sapete di meglio, ci ha insegnato Gesù Maestro. No, non parlo da cattolico, parlo da chi vuole studiare la storia e queste grandi figure che ci hanno insegnato come educare e rapportarci con gli altri. Questa parte ve la salto pure, e rimane a voi, per chiudere con... Allora, è la base di tutto quello che ho detto. Come genitori, è la base di tutto quello che ho detto come insegnanti. Se rispetto, rispetteranno. Se collaboriamo, collaboreranno. Se aiutiamo, aiuteranno. Se daremo fiducia, daranno fiducia. Se saremo coerenti, saranno coerenti. Se agiremo secondo valori, agiranno secondo valori. Se siamo responsabili, saranno responsabili. Se siamo solidali, saranno solidali. Se siamo comunitari, saranno comunitari. Se siamo giusti, saranno giusti. Se siamo onesti, saranno onesti. Se amiamo, ameranno. Se aspiriamo alla trascendenza, aspireranno alla trascendenza. Vedete, questo per me significa essere docenti, questo per me significa essere genitori. Per fare tutto questo, allora sono io più veloce del computer. Come ho premura? Questa ce la leggiamo, va avanti. Solamente questa, e poi c'è quella finale. La leggi tu? Grazie, grazie. Sì. Ah, vabbè, sì. Sia come genitori che come docenti, quando i nostri figli ci dicono questo, credo che sia il massimo che noi possiamo da questo punto di vista. Se il sonno della ragione genera i mostri, il sonno dei valori e della trascendenza genera il nulla e poi porta ovviamente alla disgregazione. L'ultima diapositiva. Questo si può realizzare solo se famiglia, scuola e comunità agiamo di concerto. Questa è la mia idea di educazione. Realizziamo una comunità di persone prendendosi metaforicamente, io lo volevo fare veramente ma non vi voglio, qua è scomparso, va bene, prendendosi metaforicamente per mano possono costruire un futuro più roseo, in cui ognuno con la sua identità, la sua cultura, la sua spiritualità, nella sua specificità, interiori valori, rispettoso dell'altro e insieme all'altro, in compagnia dell'altro e in comunione da altro da sé, in noità, fratello dell'umanità, vuole costruire una vita comune perniata di dialogo, di dono, di solidarietà, di pace, finalizzata al bene comune, aspirando alla trascendenza. Se noi, famiglia e scuola, agiamo di concerto, possiamo raggiungere questa finalità. E quindi, siccome siamo all'UCIM, allora, credo fermamente che insieme, in sinergia, con competenza, deontologia e testimonianza, apriremo nuovi orizzonti, io ne sono convinto. Io ho fatto l'insegnante perché volevo cambiare il mondo. Quindi apriremo nuovi orizzonti, per la società, per la scuola, per i nostri alunni e i nostri figli, in unione, io sono convinto perché sono un ottimista, garantiremo nuove costruttive vie comunitarie e questo percorso di formazione in servizio è una di quelle strategie che possono fare costruire queste nuove vie perché il fine nostro è sempre il bene dei nostri figli, il bene dei nostri alunni, il bene, permettetemi, dei nostri nipotini. Grazie, vi ringrazio di cuore.
ambiente scolastico è stato fatto. E ora un attimo solo, perché è anche un esperto su questo tema, io so che ha fatto anche dei lavori in merito, e mi fregio di far parte di questa scuola perché abbiamo fatto delle ottime innovazioni anche da un punto di vista non solo didattico, ma anche abbiamo implementato tutte le strutture, ci sono nuove cose, nuove implementazioni anche da un punto di vista delle tecnologie, e questo è molto bello, ma questo ovviamente si deve dare merito al dirigente che crede in queste cose, questo è secondo me di fondamentale importanza. Quindi inviterei il dottore Busetto a chiudere un po' l'incontro su questo. Sì, buongiorno a tutti. Io ringrazio Ucim che ha rimesso al centro della nostra attenzione il tema dell'alleanza educativa scuola-famiglia. Io sono dirigente scolastico, però la riflessione che faccio la faccio da genitore. Io sono genitore di 4 figli e sono impegnato nella pastorale familiare diocesana. Gli orientamenti pastorali del decennio sono educare alla vita buona del Vangelo ed era centrato sull'emergenza educativa a tutti i livelli. E quindi sviluppo qualche riflessione proprio breve, con l'angolazione alla famiglia. Perché non realizziamo fino in fondo? Come abbiamo visto, ci sono dei comportamenti, forse bisognerebbe educare anche le famiglie. Diciamo che le famiglie non sono sempre valorizzate nella scuola. Perché sarebbe da riflettere, dottor Timpanaro. Allora, i decreti delegati da cui i consigli di classe, nei consigli di classe le famiglie hanno un ruolo marginale, bisogna dirlo, cioè ci sono dei limiti, molto forse più interessante il tema del ruolo dei genitori nei consigli di istituto, tra l'altro c'è il problema nella scuola statale, nella scuola paritaria, tutta questa cosa. Attenzione, un passaggio importantissimo in questa prospettiva è stato lo statuto studenti e studentesse, il patto di corresponsabilità. Cito anche, qui c'è il mio responsabile, il dirigente dell'ufficio scolastico, c'è una bellissima linea guida sulla partecipazione dei genitori alla vita della scuola 2011-2012, teoricamente, in cui valorizza ad esempio tutto il tema dell'associazionismo, perché i genitori per essere più protagonisti dovrebbero mettersi concludo, perché qui sarebbe da andare adesso a questo punto andare nel dettaglio come supportare le famiglie, come dare anche indicazioni concrete per realizzare questa alleanza. Faccio solo due riflessioni su delle aree di potenziale criticità, lo dico da questo punto come famiglia, come genitore. Con una certa formazione, insomma, dalle poche parole che vi ho detto, ve lo sto dico, una delle aree di potenziale conflitto è su cui dobbiamo, come famiglia, non dobbiamo delegare il nostro ruolo, è ad esempio, lo semplifico col tema dell'educazione all'affettività, è il tema dell'identità. Questo è un tema particolarmente delicato nella scuola statale, allora questa cosa qua bisogna decidere insieme, e le decisioni sono più della famiglia che della scuola, questa è l'area di potenziale criticità, vi assicuro che sarebbe da riflettere. Ci sono stati dei passaggi anche un po' inquietanti anche della scuola di Stato su alcuni materiali che aveva, poi li ha ritirati, sull'identità di genere, però la famiglia deve essere informata e deve essere protagonista di questo passaggio. Poi bisognerebbe quindi, ed è quindi forse il percorso che ci spetta anche domani, insomma, sapendo che probabilmente nella scuola molte cose sono cambiate, stanno cambiando, insomma, ecco, rispetto a questo forse c'è l'opportunità di provare a trovare nuove strade sulle cose veramente fondamentali che caratterizzano questa alleanza, perché sarebbe anche da insegnare alle famiglie su cosa non possono intervenire e su cosa possono intervenire, su cosa facciamo l'accordo con i genitori e su come genitori, sapendo che, fra l'altro, e con questo concludo, nella mia esperienza, dico quasi più da dirigente scolastico,
i casi più difficili sono quelli in cui questa alleanza non si realizza. Sono i casi più drammatici, anche con esiti, sono spessissimo caratterizzati da questa situazione di conflittualità e di quindi sarebbe da valutare questo. Quindi è più una, più che delle conclusioni, un auspicio di lavoro, insomma, avete capito, in qualche maniera insieme questo appunto con le mie due funzioni. I miei figli sono ancora in età scolare, i miei ultimi due dei quattro figli, potrei ancora, perché sarebbe da riflettere, AGE, SCAGE, le associazioni familiari, eccetera eccetera, su quella prospettiva, ma insomma ancora grazie di aver messo a professor Carrera e a Ucci di aver rimesso al centro questo tema, insomma, questa è. Grazie. Bene, io intanto ringrazio e chiederei anche alle altre sezioni di attivare i microfoni per i relativi saluti finali e inviterei la professoressa Cornero a darci le indicazioni per oggi. Intanto andiamo con il link del laboratorio di oggi. Sentite, mi sentite? Mi sentite così? Esame di un caso, buona grammatica. Ecco. Esame di analisi. Individuazione delle strategie attuate. Sulle conseguenze. Posso? Posso dare? Posso? Allora. Strutture del rapporto docenti, genitori e professori. Se lo stai vedendo, ma questa compresenza è bellissima. Allora, nella piena libertà. E scusate, ma stiamo facendo fare proprio la funzione, il ruolo della bacchettona. No. Allora, noi abbiamo pensato con il professor Timpanaro, che ovviamente, con cui ovviamente mi sono confrontata a lungo, e di continuare quella nostra metodologia del laboratorio e di presentare qualche caso che mi sembra utile, interessante, che possa essere positivo, perché oggi è sabato, siamo stanchissimi e non ho voglia, e perché io sento sempre nella sala professore tra i miei colleghi che non ne posso più, basta, diamo una luce di speranza. Quindi una descrizione, un'analisi di questo caso, ovviamente, un'individuazione delle strategie e poi una considerazione su questi successi che possono essere anche solo semplici dialoghi e ovviamente sulla riflessione su come poi tutto questo abbia avuto le ripercussioni nel rapporto poi nel futuro in altri rapporti docenti-genitori, alcune riflessioni. Questa è un po' la griglia, ovviamente sarebbe stato interessante proporre anche altre attività, ma abbiamo voluto mantenerci. Un'ultima considerazione, ci sono delle domande, delle osservazioni, a parte che vi saluto e vi dico che siete bellissime, tutte quante, anche da Genova. Loredana, ciao. Mi sentite? Intanto invitiamo Genova a salutare, iniziamo da... restiamo nel profondo nord. Genova, prego. Intanto... nord, sud, sud del nord, restiamo in Italia. Genova, prego. Volevo ringraziarvi per i contributi, ricchissimi veramente. Ci vorrebbe un seminario solo per approfondire alcuni degli aspetti. Credo che in aula ci siano tanti anni di esperienza, sia nelle relazioni con genitori e alunni, ma tanta esperienza anche di ricercazione, perché poi anche inconsapevolmente per poter trovare, per poter cercare e trovare il benessere nello stare in classe, la ricercazione deve essere per forza messa in atto. Quindi non vedo l'ora di iniziare il laboratorio con il nostro gruppo di lavoro. Facciamo vedere anche il gruppo. Sì, li posso chiamare qua? È più facile che non spostare la telecamera. Vabbè. Sta arrivando, no. Saluto. Di qua. Ah, ok. Siamo in un video che è un'ala di comunque. Siamo in un'ala di comunque. Eccoci qua.
stanno girando. Oh, eccoli là. Bene, bene. Ascolta, passiamo anche a... intanto buon lavoro per dopo, fate una breve pausa perché ovviamente siamo in là. Passiamo anche la parola a Catania, dove vedo la professoressa Giordano, la professoressa Spaminato, la professoressa... Allora, no, vabbè, volevo fare anche i complimenti ai relatori che conosco, ho avuto modo di conoscere, ma intanto oggi ho apprezzato a maggior ragione le loro considerazioni. E volevo comunque fare un saluto alla nostra Presidente regionale emerita, la parola subito ad Amalia, e vi faccio così salutare. Grazie, un saluto a tutti e a tutte, e sono felicissima di questa bellissima occasione. Saluto tutti gli abitanti di Pedavena e gli intervenuti. Io ho avuto il piacere di essere presente all'inaugurazione della sezione Ruscin di Pedavena e sono veramente felice di questo corso. È stata un'idea, secondo me, vincente e anche da riproporre in tante altre occasioni, perché il confronto tra docenti e anche tra docenti che vivono realtà differenti come quelle che sono state proposte, è la soluzione a molti problemi della scuola italiana. Manchi questo collegamento. Cercano in tutti i modi i nostri legislatori di modernizzare quanto più possibile la scuola, e allora si parla di scuola del sud, di scuola del nord, di scuola vincente, di scuola perdente. In realtà, invece, la scuola è una e tale deve essere. Quindi sono molto, molto felice di questo esperimento, chiamiamolo così. E naturalmente ci sono tante cose ancora da sistemare. Qui abbiamo avuto qualche problema al momento di carico per i microfoni che non funzionano bene, ma neanche alla RAI tante volte le comunicazioni sono del tutto funzionanti, quindi ancora tante cose si devono fare, però sono contenta perché mi sento accomunata a tante problematiche che vedo sono comuni. Appunto, stamattina prima di venire qui ho chattato con una mia collega che ha la figlia che insegna a Torino e parlava proprio del problema dei genitori, dicendo che la FIA, penso che insegni un professionale, aveva avuto un problema con la mamma di un'alunna, dicendole che lei era troppo severa, la ragazza ovviamente siciliana, era molto severa, e tanto la figlia avrebbe fatto l'estetista e quindi della storia della letteratura italiana non se ne sarebbe fatta niente. Il discorso che diceva il preside, che hanno detto tutti, noi siamo educatori non soltanto degli alunni, ma siamo educatori in senso lato, siamo educatori in senso, anche quando andiamo al panificio a comprare un panino. Ecco, io sono convinta di questo, quindi il compito nostro è anche questo, educhiamoli questi genitori. Così come è stato suggerito dai relatori, e mi complimento con Laura, mi complimento con Giacomo, mi complimento con tutti gli intervenuti. Veramente una bellissima occasione di crescita. Io spero di venire presto per salutarvi di persona tutti. E grazie anche ai colleghi e alle colleghe di Genova che sono state veramente da tutto questa volta riscontrato un grandissimo successo. Quindi complimenti a tutti e grazie a te. Allora, sì, le riprendiamo solamente per salutare tutti quanti, ringraziare, è arrivato anche il dirigente della scuola, invito qua come avete saputo, era impegnato nella relazione con i genitori, noi ringraziamo, già abbiamo ringraziato la nostra
vicepresidente, giusto? La nostra collaboratrice, e ringraziamo perché ci ospita in una struttura veramente bellissima, diciamo prima anche all'avanguardia. Qua vedete dietro abbiamo il vecchio è necessario per il nuovo, perché se non c'è il vecchio non c'è neanche il nuovo, quindi questo è fondamentale. Ringrazio per l'opportunità e per i relatori, mi dispiace non aver sentito, ma la mia collega mi riferirà sicuramente, e quindi il vostro contributo avrà dei riflessi anche nella nostra scuola. Poi concordo con quanto ha detto anche l'ultimo intervento, dobbiamo lavorare con i ragazzi, dobbiamo lavorare con i genitori e dobbiamo lavorare anche tra di noi, perché le esperienze diverse probabilmente aiutano tutti quanti a crescere. Quindi ottima iniziativa, grazie anche per averla portata qui dentro la nostra scuola. Ecco, buon lavoro a tutti. Grazie ancora a tutti, noi salutiamo e ci vediamo giorno 12 ormai in Sicilia, dove relazioneremo l'ultimo intervento proprio sui social nella scuola, quindi affronteremo la parte della tecnica, affronteremo la parte deontologica e affronteremo anche la parte legata alle normative di riferimento, perché anche questo è il legame con la scuola. Okay, quindi vi ringrazio, io chiuderei qua il collegamento, passerei direttamente a una breve pausa perché poi dobbiamo anche fare il laboratorio, perché è la parte essenziale. Grazie a tutti e buon trovarsi.